E quindi dobbiamo togliere lo stereo MMI nel cassettino, che è dove sta andando ora il buon Benny. Vedete che sta lavorando e sta togliendo, diciamo, il corpo, il cervello, ok? Poi, ragazzi, andremo a togliere questa console centrale per poi togliere il cartablet da qui e rimettiamo il suo schermino originale da Mi 1 Plus, Mi 2 Plus, è indifferente, è uguale, da 7 pollici. E poi, vabbè, dai, dettagli, niente, andiamo avanti. Se sono di lavoro. Abbiamo da cambiare, ragazzi, questo qua, che sarebbe il LED di cambiata sul volante. E poi, vabbè, quante cose stiamo facendo oggi. Sì, cioè, ciao. Tutte le portiere del Benny smontate, raga. Finalmente, abbiamo avuto il tempo anche sulla mia. Oggi, ragazzi, ci siamo decisi finalmente di lavorare sui nostri veicoli. Perché tra una cosa e l'altra finiamo sempre a lavorare le auto delle altre persone, a modificarle, a abbellirle, e le nostre le trascuriamo un po'. Quindi per cui oggi totalmente dedicati a noi, ragazzi. Let's go, andiamo a vedere un po'. La cosa bella, ragazzi, è che quest'oggi stiamo utilizzando pure il nuovo materiale audio, lo sentite? Sentite qua che audio, ragazzi. Prova. Ah, tra un po' ti sento pure quando ti scaccoli, che schiacci il brufolo, sente pure quello. E niente, ragazzi, buon Benny, come vedete, adesso vi accompagnerò alla ripresa anche con il telefono dall'interno. Però intanto abbiamo un bel... So, ragazzi, devo cambiare l'obiettivo, devo prendere un grandangolare o qualcosa del genere, perché così non ci siamo dentro tutti quanti, ma fa niente. Intanto ci dà la possibilità di avere un audio continuo molto interessante. E noi intanto andiamo avanti, così vi faccio vedere anche un'altra angolazione. Mentre Marco va avanti con le portiere del buon Benny, noi tiriamo giù il cassettino. Allora, ragazzi, vorrei avere più mani, perché comunque devo dargli una mano e quindi bisogna andare a svuotare qua. Sì, tutto. Tagli te le bocchette, tiri sullo schermo. Stavo iniziando a fare quello, infatti. Ah. Tac, ragazzi, guardate qua, listello Dragon per il buon Benny. Mamma mia, che spettacolo. Qua stiamo dando la svolta anche alla sua oggi. Intanto dentro la macchina il caos. Ok, quindi qua ci sono le antenne varie. Allora, io la radio, così potrei anche attaccarla. Allora, ragazzi, per chi fosse interessato, questi sono i due prodotti, ok? Qua si parla di MIB 1 Plus e invece di qua si parla di MIB 2 Plus. Infatti, se potete vedere, c'è proprio scritto MIB 1 e MIB 2. Cosa cambia tra i due? Un po' di cose, ragazzi. Poi ci sono proprio, vedete, anche più connessioni, cioè c'è più predisposizione a varie tipologie di lavorazione. Quindi per cui andiamo a metterci su il nostro MIB 2 Plus, che all'apparenza sembrano quasi uguali, ma sono un mondo talmente diverso. Infatti su questo possiamo andare ad installare il CarPlay originale. Scusami, questo dici? Sì, devi montarti quello nuovo adesso. Devi montarti quello adesso te. Ma è uguale? No. No? No, perché ha la forma di questo, capito? Aiaiaia. A cosa pensavi? Cioè, non è un quadrato questo. E quindi bisogna staccare tutto qua. Tutto il tunnel? No, ma sì, le quattro viti. Non ho mai smontato quel pezzo là. No, devi togliere tutto qua per togliere e cambiare tutto il pezzo. Uno andato. Ma mi sa che bisogna smontare tutto il tunnel per togliere le quattro viti, Esplode la macchina, esplode. Allora, taglierino. Scotch a tela. Bene, ragazzi, normale. Bisogna smontare tutto il tunnel perché dobbiamo andare a fare la scarpetta qui dentro e niente, praticamente è tutto già funzionante, CarPlay originale, tutto quanto già testato. Funzionante, già testato, però sì, dobbiamo sbatterci un attimo per sta scarpetta maledetta. Maledetta! Bene, ragazzi, cambiato la scarpetta, guardate qua, la scarpetta ora si predispone all'inserimento di questa che è apposita. Sì, ora proprio lì. Uno. E in pratica, raga, prima avevamo questo tipo di uscite e ora invece abbiamo quel tipo di uscite qua. Tac. Due viti, vedi, una è là sotto dove c'è Marco, nel lato destra e sinistra del tunnel. Quattro bulloni da 8 vicino al cambio, alla leva. E quattro bulloni da 10 o anche torx qua sotto il poggiabraccio. E così si è sollevato e siamo potuti andare a svitare altre quattro viti torx al di sotto della scatoletta, del, diciamo, vano che tiene la scatoletta, e basta. Adesso stiamo andando a richiudere il tunnel. Per il momento, ragazzi, stiamo facendo il primo collegamento del positivo e negativo della scarpetta del CarPlay. Abbiamo già testato, funziona correttamente, stiamo solo facendo il collegamento normale del positivo e negativo
alla radio, senza stare a passare anche il cavo fino alla fusibiliera, che tanto è un 12 volt, abbiamo la scarpetta che sarebbe col trasformatore originale e tutto, quindi siamo a posto e basta. Dopo facciamo passare il cavo dietro al tunnel e tutto. Ok, collegamento preparato. E adesso naturalmente usiamo il nastro a tela. Usiamolo ragazzi, che facciamo un lavoro pulito sempre. Così uniamo tutti i cablaggi. Allora questo mettiamo così, così almeno se qualcuno smonta la macchina di Simon Luca vedo un lavoro fatto per bene. Ok, così riusciamo a attaccare tutto. E mo direi che lui ha messo sospensione all'aria, ha messo sto cazzo di spray proprio lì sul tunnel. Mannaggia Gesù Cristo, yes. Col bastardo, chi te vivi, chi te stravi, mannaggia. Mannaggia, ma che cazzo vanno sono da fare questo, no? Sì, è stato burro, cazzo, l'ha fatto passare qua. Maglio, chi ti ha fatto questo cazzo di cosa però? Maglio, non ho capito un cazzo, ma come cazzo l'hanno collegato qua, mo? È uno spinotto da staccare o no? Simo, staccami la fritta lì. Airlift. Ormai ti è partito il pallino del sì, carbonio. No, adesso sto andando sempre nel peggio, non nel carbonio, fra. Nell'esposizione voglio una cazzo di macchina, fra, che quando la vedi dici what the fuck. Quindi voglio togliere il tablet in modo tale che così. Ma mi metti una luce? Sì, serve per questo, perché per forza lì l'hai messo. E non l'ho messo io, però devo dire che mi trovo molto molto bene lì. Sì, perché ormai ti sei abituato. No, una volta l'avevo nel cassettino, faccio a cagare, bro. Dove sì. Cazzo vuoi che lo metto, scusa? È esposto qua sopra? Come la gente se lo mette qua. Ah. Che schifo. Là sotto sta da Dio, secondo me. Anzi, devo dire che è una delle sistemazioni più belle che io abbia mai visto per l'airlift. Solitamente tutti ce l'hanno un ma po'. Ma l'hanno chi l'ha fatto? Il tedesco. L'impianto è stato fatto dal tedesco, mica l'ho fatto io. Smonta il pezzo sotto, per le bocchette dobbiamo farlo. No dai, è tutta smaltellata perché, come si dice, MIB 2, bocchette dell'aria Mercedes, cambiano il LED, mo sto staccando il pezzo del volante. Mi sto un attimo perdendo. Sai che quando tiri le marce si accendono i LED sul volante? Ah, ok. Si chiamano LED di cambiata. LED di cambiata. Quella cosa lì sto facendo adesso, capito? Ho preso una pausa sul MIB. Sta facendo lui, hanno smontato il tunnel e lo stanno aprendo per cambiare anche la cornice lì, perché era un po' rovinata. Sì, vabbè. Lo stanno facendo loro, io sto facendo, diciamo, i lavori un po' più seri, no? Quelli più difficili. A me che succede qualcosa, cazzo mio. Sì, ma passami quel display lì. Che devo stagnare. Cazzo, ti ho detto portati tutto là. No, pensavo che potevo sfilarlo, invece è proprio qua il filo. Qui non posso fare un cazzo, devo farlo per forza qua. Non è un lavoro facile facile. Adesso ti devo dare una mano. Così devi saldarmi, punto. Così, come sono. Madonna santa. Frate, Madonna così come santa. Sono devi saldarmi. Mi l'ansia, Madonna santa, che lavoro mi fate fare. Oh, così come sono devi saldarmi. Facciamo col rosso prima, dai. Stanno me lo so portato, muove, facciamo sciogliere, porta un po' più avanti per. E non lo vedo. No, lì, fermati. Tengo io schiacciato che si scioglie lo stagno. No, avvicinati, se riesci che si. Deve stare proprio nella pista, sennò. Marco, prendimi una pinzetta. Ok, portalo vicino. Ma comunque è bello toccato. Sì, no, però non deve toccarsi là con gli altri, Simo. No, pinzettina, proprio quella nell'astuccio tipo per le sopracciglia. Attaccata, vai. Andiamo col nero. Vedi che il nero è perfetto, proprio uscito. Marco, fammi una bella foto, questa è foto ricordo. Guarda che sto riprendendo in zoom, eh? No, proprio da qua, cosa mi tocca fare alle 10 di sera? Fammi una storia qua. Che stiamo a fare? I miracoli sto facendo qua. Che stiamo a fare? Dopo ore di lavoro, mi metto pure a stagnare dei fili. Non manca solo il blu. Va bene così? Si riesce a centrare? Sì, dai, si riesce. Il ground? Sì, no, ma c'è pure scritto, figa, è giusto il collegamento, possiamo chiudere tranquillamente. Mo, live da lavato. Occhio ai fili qua, che non vedo. Eccomi, allora. Mamma mia, fra. Ragazzi, qua. Ragazzi, stiamo cambiando il LED di cambiata con quelli di ultima generazione. Guardate, un LEDino di fianco all'altro invece di averli separati. Questo è fighissimo. Tanto già che c'era, stiamo montando questi qua. Vabbè, poi vi farò vedere un altro video il tutto. Adesso il Benny già sta chiudendo il cassettino. Abbiamo un intruso laggiù. Ciao. Comunque, stiamo chiudendo il cassettino, ragazzi. MMI 2 Plus praticamente finito. E già che c'eravamo, ho cambiato anche un cablaggio per le bocchette dell'aria, così avrò ancora più intensità. E mamma raga, e LED di cambiate sul volante. Però ecco lì, forse dobbiamo aspettare un attimo per cantare vittoria.
Allora, ragazzi, stiamo rimettendo bene i leddini. Che il mastro all'opera, ecco, è il mastro. Abbiamo quasi fatto tutto, raga. Tunnel l'abbiamo rimontato con la scarpetta giusta. Abbiamo passato i cablaggi giusti. Abbiamo cambiato il cablaggio delle bocchette per avere un'intensità maggiore. Dobbiamo controllare il LED di cambiata sul volante, ma ci siamo, ragazzi. Ah, ragazzi, adesso, raga, perché manca la mia famosa scatoletta. Ecco, guardate, attiva CarPlay, raga. Direttamente CarPlay originale, raga. Finito tutto, adesso ci dedichiamo un attimo al LED di cambiata e poi la vediamo un attimo accesa. Allora, sapevo che Bombelli non delude mai, ragazzi. Guardate qua, LED di cambiata a colori, ragazzi, completamente funzionante. Adesso l'abbiamo appena acceso, poi quando faremo un giro ci mostrerà un po' più dati. Ma va, i giri sono quelli, vedete che vanno. Mamma mia, raga, tutti modificate. Sì, abbiamo praticamente messo semplicemente un cablaggio migliorato, ecco, come sempre in tutte le cose le persone vanno a tentare a migliorarsi, poi magari non tutte, però ecco ragazzi, oggi abbiamo fatto, come vedete, il CarPlay originale, quindi abbiamo cambiato veramente tutto, cioè da qua alla scarpetta a tutto il resto. Come vedete abbiamo l'interfaccia originale, si è già attaccato giustamente al CarPlay, quindi per uscire c'ho menu e naturalmente lui va sul menu. Come faccio a cambiare questo in sedan? No, non può. Come faccio a cambiare la scritta all'inizio che è RS3? Voglio mettere l'S3? Quella con la codifica, cioè se non me la ricordo io. Quella della sedan devo studiarla sulla cicla, devo chiedere anche a Fra perché non me la qua ricordo. Qua ci vuole una sedan, per forza. E ragazzi, che ora è? Che ora è? Le 11:30. 11:30, ragazzi, 11:30. Quindi abbassiamo anche un po' la voce. Abbiamo finito, va tutto. Quindi smontato tunnel, tutto il cruscotto, abbiamo cambiato tutto lo stereo dal MIB 1 Plus al MIB 2 Plus in modo tale da avere anche il CarPlay originale. Vi ricordo che questo era già stato fatto, lo sblocco componenti, perché non è che vi basta prenderne uno così a caso e lo montate, ricordate, ve lo ricordo sempre, non fate sta stronzata, giusto? Giusto. Questo era predisposto per fare questo tipo di retrofit e poi, come vedete, mi sono affidato a mani più esperte delle mie, non mi sono messo lì a farlo da solo perché c'è il rischio che bruci radio o cose strane, quindi quindi avendo fatto questo qui, adesso andremo anche ad attivare lo start and stop sul tunnel la prossima volta. Abbiamo fatto il LED di cambiata, abbiamo cambiato una particolare delle bocchette, insomma siamo andati a rendere sempre migliore quest'auto. Manca non è più zarra d'Italia questa qua. E niente, così siamo pronti per domani ad andare al raduno a Modena a spaccare i culi. Ci sono anch'io, ragazzi, sto giro, eh. Ragazzi, adesso questo video non sarà ancora uscito, ma ragazzi, mi raccomando, sempre attenti sui social e non perdetevi i raduni a cui viene bene, che non viene mai. Quindi vi ricordo di mettere un like, commentare e condividere il video se vi è piaciuto. Per rimanere informati su questo tipo di retrofit e queste modifiche, iscrivetevi al canale, che per noi è molto importante e quindi l'80% di voi gode dei contenuti, ma non è iscritta. Non capisco come mai sia così pesante cliccare iscriviti. Ma non ti cambia niente nella vita. O no? E soprattutto godi, ti piace, li vedi, perché ti vedo che li vedi. Lo stai guardando. Beh, like, iscriviti e ci vediamo alla prossima. Ciao.